Ah. Sembrate entusiasta di questa prospettiva, insomma, di questo approdo, no? Ti ho visto felice con la fotografia. Sì, insomma, molto felice di essere venuto qua. Per me è un onore essere qua perché una piazza come Bari in Serie B ce ne sono veramente poche. Sono felice, spero di dare il mio contributo. E niente, poi parlerà il campo per me. Ti abbiamo visto qua quando avete vinto 1-0, credo col gol di Mbacco, finito 1-0 per il campo, tu c'eri la difesa di terra, sì. Insomma, che ricordo hai di quella volta che sei stato a Bari da avversario? Ma a dire la verità, quando è partito lì non mi è venuta anche la pelle d'oca, cioè secondo me quando gli avversari vengono qua hanno un po' di paura, tra virgolette. E è quello che bisogna cercare di riportare allo stadio. E secondo me è una piazza che merita molto di più della B, quindi cercheremo partita dopo partita di dare sempre il massimo e di puntare a portare a casa sempre più punti possibili. Come stai? Perché ho letto che negli ultimi tempi ho avuto qualche problema alle ginocchia, no? Come stai? No, sto molto bene, da un mese e mezzo che mi stavo allenando anche con l'Atalanta, ho fatto le ultime due o tre panchine, sto molto bene e non vedo l'ora di iniziare, di rigiocare perché è stato fuori 5 mesi anche quest'anno e c'è tanta voglia e voglio dimostrare quello che valgo. Hai già degli amici qui, mi sembra di averti visto in fotografia con D'Aprelato, un fratello, il fratello della Salano. Sì, ho lui, Fedele, Martigno che ho avuto l'anno scorso a Carpi, Sabelli. Poi anche Ciccio Brienze che l'ho avuto a Bergamo insieme a Bascia, sono tutti degli ottimi ragazzi. Non farei fatica ad ambientarti, insomma, stai già in uno spogliatoio che conosci, no? No, fatica ambientarsi è impossibile qua perché i ragazzi sono veramente uno più bravo dell'altro, mi hanno fatto subito sentire a mio agio e adesso è tutto più facile. Anzi, addirittura anche qualche ragazzo mi sta aiutando a trovare casa, perciò è tanta roba. Quali sono i tuoi punti di forza? Abbiamo detto che sei bravo nelle serie 20, anche il vizietto del gol, ci parla un po' di te dal punto di vista tecnico-tattico. Ma diciamo che sono un tipo un po' rognoso, un po' cattivello, però sì, di testa, visto l'altezza, sono abbastanza bravo. E poi il resto lo si vedrà in campo, nel senso la voglia è tanta, quindi quella sarà anche un aiuto per me. Hai un modello di riferimento? Ti ispira qualcuno? Ma ne ho un po' di idoli, da Terry, da Materazzi, sono un po' tutti bravi ragazzi. Tutti bravi, bravo. Ecco, vabbè. Parla che l'anno scorso su 10 partite ho preso 9 ammonizioni, quindi parlo un po' così, però diciamo che il mio modo di giocare, quando entro in campo do tutto per la squadra, per la maglia e il resto viene da sé, nel senso non faccio apposta. Avevo la cresta bionda, sì. Magari se ti ispira a Materazzi, chissà che non segni pure tu un gol decisivo. Lo spero tanto, è il mio sogno fin da bambino di fare un gol importante per una piazza importante e spero che magari quest'anno sia l'anno giusto. Non so che cosa ti abbia detto l'allenatore, però sei chiamato insieme ai tuoi compagni di squadra a una remontata, ne sei consapevole? Sì, col mister ho avuto a che fare a Bergamo, che l'ho avuto per 3 anni, per 3 ritiri consecutivi. So cosa vuole, so che tipo è. Ti ha chiamato personalmente? Ho ricevuto anche una chiamata dal mister, sì, anche dal direttore. So cosa vogliono ed è quello che vuole la piazza, quindi bisogna dare il massimo perché so che il mister vuole sempre il massimo e questa è la cosa più importante. Ti è stato detto promozione diretta? Diciamo che la promozione se viene dai playoff o è diretta non cambia niente, perciò non è... Però l'importante adesso è portare a casa partita dopo partita i 3 punti e poi le somme le faremo a maggio. Una trattativa decollata in tempi brevi da quanto andrà avanti? No, è stato un po' da 15-20 giorni, poi si sono inserite altre squadre così, ma la mia prima scelta era sempre stata quella di Bari, non ho mai avuto intenzioni di andare altrove.
era solamente da capire il come era da fare, come non fare, e poi nel giro di poco siamo riusciti a tirare in piedi tutto. Ah, per me è indifferente, anche quest'anno a Bergamo, quando mi sono allenato giocavano a 3, poi a 4, per me è uguale, non è... Cioè, se il mister mi dice anche di fare l'attaccante, faccio anche l'attaccante, per me non è un problema, do sempre il massimo, quindi dove mi dirà di giocare, giocherò. Quale? È la mia bimba. No, è logico che quando... No, mi seguiranno appena troverò casa e verranno tutte e due qua, compreso il cane forse, che è il mio pupillo, il bulldog francese. E appena troverò casa mi verranno su tutti e tre. Cioè giù. È un cognome austriaco. È austriaco, però sono... Sì, molto vecchi. Cominciamo bene, Swagger, Swagher. giusto. Quando parlavi di 10 partite non avevo lezioni, a che cosa ti riferivi? Che periodo? L'anno scorso a Carpi. 10 non in Serie A è ancora più difficile, quindi forse sì. più sistematicamente insomma farlo, veramente così. Beh, poi trovare già giocatori come Morata, come Sharawi, Un duello in come... particolare, lo scorso anno, qualche partita in particolare, un duello, un avversario col quale hai avuto un duello bello tosto, insomma. Ah, beh, sono state un po' tutte toste. Lei Balotelli Balotelli. a San Siro col Milan, con l'Inter, con Icardi, vabbè, anche con Mandzukic a Torino. Non, Solo scegliere, nel senso, in Serie A poi sono tutti giocatori di alto livello. senti, a Carpi chiamavano noi il ministro, come è Ma è nato tutto dalla tifoseria, io non ne sapevo niente, poi da un giorno all'altro su Instagram ho iniziato a chiamarmi ministro della difesa, e da lì è nato tutto. Caso di dire benvenuto al sud, ieri hai assaggiato un po' di calore perché hai partecipato alla cena, hai già conosciuto la tifoseria, senti un po', non so, responsabilizzato, hai sentito anche alcuni messaggi dei tifosi ieri sera. Sì, no. Fa molto piacere, nel senso è una tifoseria molto calda, l'ho sempre saputo, come ho detto prima quando sono venuto a giocare qua, è stato, cioè, da avversario proprio ti viene la pelle d'oca. Immagino giocare per la mia squadra con una tifoseria così, deve essere veramente bello, ti carica il doppio, è veramente il dodicesimo uomo in campo. Emanuele, avere diciamo, questi infortuni diciamo, seri quando sei in piena ascesa, chiaramente penso ti dia una rabbia particolare. Quanto ti giochi adesso a Bari, proprio dal punto di vista personale? Innanzitutto per dimostrare che hai completamente recuperato, sei completamente integro, ma anche per riprenderti magari i mesi che hai perso negli anni scorsi. Ma diciamo che, come hai detto tu, mi sono sempre infortunato nel momento in cui sono sempre, cioè, stavo meglio. L'ho fatto ai tempi di Pisa, il primo, poi ho fatto a Carpi, nell'anno della promozione, e poi ho fatto quest'anno, che in teoria dovevo partire a Bergamo, poi invece è successo il tutto e quest'anno, a gennaio sono venuto via. Diciamo che ogni volta che si sta fuori è sempre brutto, vedi i tuoi compagni che giocano, che lottano e tu vorresti dar sempre una mano. Adesso è arrivato il mio momento, quindi la voglia e la carica è il doppio di quella normale. Io ho i 90 minuti nelle gambe, adesso ce li ho, potrei farla, però la decisione toccherà al mister, quindi rispetterò qualsiasi decisione. Ci sono gli rimpianti, è un treno perso anche con questa Atalanta, questa è l'Atalanta, no? La squadra più in vista del campionato forse. Ma rimpianti no, nel senso alla fine fa parte del calciatore, infortuni, non infortuni. L'unico rimpianto è magari non aver mai esordito con l'Atalanta, quello magari è stata l'unica cosa, essere stato tesserato per 16 anni all'Atalanta e non aver mai potuto scendere in campo al Comunale di Bergamo è un po' un rimpianto, però... Qual è la tua generazione? Chi erano i tuoi compagni che poi...
Ah, io sono cresciuto con Baselli, Zappacosta, con Molina, con tutta quella compagnia lì, dai 92 di Bergamo. Va bene, grazie, grazie a tutti.